Spettacolando TV, siamo qui nei camerini del teatro Ambra La Carbadella e c'è la prova generale di Il topo nel cortile. Sì. Laura Adriani, presentati. Allora, io sono Laura Adriani e in questo spettacolo interpreto Samantha, che è la secondogenita di questa famiglia. E posso dire delle cose, non so cosa posso dire in realtà del personaggio. È una ragazza che è rimasta incinta. E ha questo ragazzetto di nome Guglielmo, lei va al liceo e ecco, per 5 mesi lei non ha svelato questo segreto, insomma ha scoperto di essere incinta e ha deciso di non dirlo a nessuno, finché poi un giorno appunto la mamma non lo viene a scoprire e quindi si ritrovano nella sala da pranzo di casa a decidere che cosa bisogna fare di questo bambino, che cosa bisogna fare per quanto riguarda la vita di Samantha. Quindi la mamma spinge molto per farla sposare con il fidanzatino che è di nome Graziano. E poi succede qualcosa di inedito che però sì, non sveliamo, no, non possiamo svelare, no. È una tragedia familiare, quindi evitiamo, sì, di poi dire risvolti, no? Sì, beh, inizialmente appunto sembra che sia semplicemente questo il problema, che è un problema, ma voglio dire molto risolvibile, mentre poi si vanno a scoprire degli scheletri nell'armadio, sia di questa ragazza sia per quanto riguarda tutta la famiglia. Peraltro tu hai uno sguardo molto enigmatico, quindi questo già preannuncia qualcosa di particolare. Beh sì, è un ruolo molto particolare il mio, infatti non posso svelare veramente niente delle caratteristiche. Non lo sveliamo. Io però all'inizio di questa intervista ho detto presentati, perché in realtà tu sei una promessa delle fiction italiane, in realtà stai girando solo per Amore 2. Sì, sto girando solo per Amore 2, abbiamo finito ieri di girare Squadra Mobile 2 e quindi sì. C'è sempre Daniele Falleri come costante poi. Come costante in Solo per Amore 2, Daniele è sia il coach, il nostro coach, e tra l'altro è anche il regista della seconda unità, quindi Daniele lo ritroviamo, anche Massimo Poggio è stato mio papà nella prima serie e adesso me lo ritrovo qui nel Topo nel Cortile, quindi insomma. Senti Laura, tu quanti anni hai? Soprattutto sei giovanissima. Io ho 22 anni. Ecco, 22 anni e già tu sei così in queste fiction, diciamo, che sono poi viste da tante persone, no? Com'è essere, cominciare a diventare così famosa, così più che altro visibile per una ragazza della tua età? In realtà devo dire che ho cominciato questo lavoro che ero piccola, quindi man mano poi sono diventata man mano sempre più riconoscibile dal pubblico italiano. In realtà non a me non interessa nulla, anzi io mi imbarazzo molto in realtà quando magari mi chiedono un autografo, mi guardano o mi dicono ma sei tu, e io faccio sì, non lo so, è come se per strada incontro qualcuno e dico ma sei tu, e quello ti fa sì. Forse il segreto del successo è non essere consapevole di questo successo, no? Ma no, per me io faccio soltanto il lavoro che amo, cioè questo per me è l'importante, e è un lavoro come un altro, non faccio niente di che, anzi non salviamo il mondo come magari alcune persone hanno la capacità di fare. Nella prima serie di Solo per Amore tu eri la figlia di Massimo Poggio, in questa seconda serie sei la figlia di? Sempre di Massimo Poggio, sì, però c'è una novità, insomma Massimo non farà parte del cast, è una cosa che si sa ormai e insomma sembra che muoia, ecco, poi non so se sai nelle fiction. Caspar Capparoni è sempre presente nella serie e fa il ruolo poi in realtà di un cattivo poi alla fine. In realtà il ruolo di Caspar quest'anno cambierà, lui probabilmente si redimerà, ecco, e poi abbiamo anche un'altra new entry che è Roberto Farnesi, che insomma diventa il nuovo protagonista della serie insieme sempre ad Antonia Liscova, che interpreta mia madre. Invece nell'altra fiction sei? Sono la figlia del commissario Ardenzi, conosciuto ormai da tutti, amato dal pubblico italiano già da Distretto di Polizia. È nato questo spin-off circa 2-3 anni fa che si chiama Squadra Mobile, in cui interpreto Mauretta, che noi abbiamo conosciuto, anch'io l'ho conosciuta che era in fasce, perché anch'io vedevo Distretto di Polizia. È stato, sì, effettivamente. È stato strano, sì. Ed è stato anche molto bello per la prima volta interpretare un personaggio che già conoscevo, molto, l'ho trovato fighissimo in realtà, e anche quest'anno Mauretta diventerà molto più importante nella serie, farà una scelta di vita che secondo me al pubblico italiano piacerà molto. Quando non lavori cosa ti piace fare? Diciamo ai tuoi fan, dai, perché è interessante. Allora io studio anche psicologia all'università quando posso, cerco di dare qualche esame così come un hobby, poi mi interessa molto il discorso, ecco. Fidanzata? Sì, sono fidanzata e sto bene e
E poi, insomma, passo il mio tempo con i miei amici, con la mia famiglia, mi dedico allo sport, alla lettura. Qual è lo sport che prediligi? Ma non ho uno sport, a me piace molto cambiare, mentre invece la recitazione è sempre molto fissa. Con gli sport mi piace sperimentare, cambiare, non sono molto portata, però man mano... Segno zodiacale di Laura Adriani. Ariete. Ah, l'avevo capito, l'avevo intuito, sei volitiva, guerriera proprio. Sì, non mi spaventa, insomma, anzi mi piace sperimentare. Anche Massimo Poggio mi sembra sia dell'Ariete. Massimo, dai. Sei Ariete? 9 aprile. Allora sì, è vero, è Ariete anche lui. Ma infatti, papà è dell'Ariete. Ma infatti mi sta molto simpatico Massimo, l'ho amato dalla prima serie di Solo per Amore, agli occhi di mio papà, glielo dico sempre. Al tuo fan cosa dici? Tu hai una pagina fan? Io ho una pagina fan, sì. Laura Adriani? Laura Adriani, sia su Instagram sia su Facebook, sono io, le gestisco io perché mi piace comunicare, insomma, direttamente con le persone. Hai tempo anche di comunicare, sì. Hai tempo di fare tutto. A volte mi dicono che sto troppo al telefono, è vero, però durante le cene, quando sto con le persone, lo metto nella borsa e non lo uso. Grazie Laura, il topo nel cortile, sì. fino al 16 aprile qui al Teatro Ambra Garbatella. Teatro Ambra Garbatella. Dal martedì al sabato la doppia. Benissimo, grazie, ciao. Grazie, ciao.